La Terra è il mondo dove viviamo, è la nostra casa, è l'abitazione che abbiamo visto fin da che siamo nati e che ha visto l'evoluzione di tutta la storia dell'umanità. Ma la Terra è un pianeta come Venere, come Marte o come altri pianeti, diciamo, di tipo roccioso. Ha un'atmosfera come molti altri pianeti del Sistema Solare, come Venere, appunto, come un po' Marte, ma anche come Saturno e come Giove, ovvero è un gas che gira intorno a noi e insieme a noi. Ci sono molte analogie che legano la Terra agli altri pianeti e viceversa. Abbiamo tutti una storia comune, ci siamo formati dalla stessa nube primordiale di polveri che orbitava intorno a un sole in formazione. Siamo quindi più o meno coevi come solidificazione della crosta di Venere, di Marte e probabilmente di Mercurio. Abbiamo, come alcuni altri pianeti, un satellite, alcuni ce l'hanno di più, qualche pianeta non ne ha nessuno, noi abbiamo un satellite che però è un satellite piuttosto grande, che è la Luna, e che caratterizza le nostre notti, non solo, è un satellite che in qualche maniera, attraverso il suo accoppiamento gravitazionale, condiziona anche lo svolgimento del ciclo della Terra stessa, quindi delle maree, per esempio nel caso del mare, ma non solo. Visto che la vita si è formata sulla Terra quando già la Luna era formata, anche tutta la vita è in qualche maniera legata al ciclo della Luna e ai cicli mareali. La Terra, così come tutti gli altri corpi solari del Sistema Solare, è stata bombardata dagli protopianeti nel momento della formazione del pianeta stesso e successivamente da asteroidi più o meno grandi. Asteroidi hanno lasciato il loro segno sulla nostra superficie. Sono così visibili un bel po' di crateri sulla Terra. Ovviamente la vita, l'acqua, il vento e quindi tutte le forme di erosione che sulla Terra sono presenti nello stesso momento hanno in parte mascherato questi crateri, ma ancora ne abbiamo le tracce. Da crateri grandissimi, il Golfo del Messico è essenzialmente quello che resta di un impatto di un grande meteorite che 65 milioni di anni fa ha colpito la Terra, a crateri più piccoli dell'ordine di qualche centinaio di metri che si trovano e si riconoscono con estrema facilità in vari posti della Terra, dai deserti alle zone artiche.